Inaugurato stamani il nuovo punto per lievi dell'ospedale Carlo Poma, domani l'apertura ai cittadini dei nuovi spazi che accoglieranno fino a 200 utenti al giorno con 5 box e 4 sportelli per l'accettazione. È un giorno estremamente importante, Allora ovviamente la, la, la giornata principale è stata quando abbiamo inaugurato il cupo ma questo è il complemento di questa, di questa realizzazione veramente importante e devo ringraziare in primis l'ufficio tecnico e tutte le maestranze che ci hanno lavorato, che hanno lavorato davvero bene la dottoressa Bonini che è qua al mio fianco perché è quella che gestisce tutti gli aspetti relativi al CUP e alle prenotazioni e poi tutta l'equipe del laboratorio analisi eh, che troveranno qua eh, una, una sede eh, diversa. Come sapete tutte le volte che cambiamo ovviamente bisogna anche fare delle modifiche organizzative. Quando abbiamo cambiato il cupo le modifiche organizzative sono state fatte veramente bene perché il, il, il cambiamento è stato praticamente indolore e abbiamo visto che anche dal punto di vista della cittadinanza c'è stato un grande eh, apprezzamento per ciò che è stato fatto. Sono qui da un anno e mezzo, sono molto orgogliosa di essere in questa struttura perché l'ospedale di Mantova e le strutture sanitarie di Mantova sono riconosciute anche da altre regioni come di grande qualità. Il poter inaugurare questa, questo nuovo centro prelievi devo dire che mi rende particolarmente orgogliosa. Eh, L'attività è stata molto forte da parte anche dell'ingegneria, dell'ufficio tecnico e dell'informatizzazione di questa struttura, come diceva prima il direttore generale, è una struttura nuova, è pulita. Quindi nell'area Covid, nel, nell'era Covid devo dire che è un momento molto importante. Cambierà qualche fascia oraria perché noi dovremo eh, decentrarci dalla struttura del laboratorio dove eseguiamo le analisi al centro prelievi, per cui il medico sarà presente in una fascia oraria specifica per esami di microbiologia specialistici e anche di esami del sangue di un particolare li, rilievo dalle 9.30 alle 10.30. Il resto verrà tutto gestito dal personale infermieristico, che sono di, veramente delle persone di grande responsabilità e grande umanità. Il punto prelievi si trova all'interno della struttura, che ospita anche il nuovo CUP. Prevede percorsi separati per l'arrivo e per l'uscita, tutto studiato nei minimi particolari nel rispetto delle normative anti-COVID, che saranno mantenute anche quando sarà terminata l'emergenza. Noi stiamo ragionando per uh, modifiche che siano permanenti. Eh, io credo che anche dopo il Covid probabilmente cambierà qualcosa rispetto ai nostri comportamenti e che eh, il, il sovraffollamento dovrà comunque essere evitato. Eh, con le, gli aspetti organizzativi che abbiamo dovuto eh, mettere in piedi con il Covid, eh, stiamo imparando, abbiamo imparato come fare a fare le stesse cose di prima, però con meno sovraffollamento. Devo dire che anche i cittadini costretti a questa cosa, perché tutti siamo, siamo stati costretti, hanno, hanno capito, si sono adeguati. I nostri operatori, i nostri collaboratori, anche loro stanno facendo ogni sforzo possibile per garantire una maggiore sicurezza e credo che questa sarà molto utile. Fateci caso, ma in questo periodo abbiamo ridotto la circolazione dei virus del raffreddore e del virus dell'influenza.